la storia in questa stagione passa da Reggio Emilia. Dopo la Supercoppa di gennaio vogliamo il bis dal Mapei Stadium, stadio Città del Tricolore. Buonasera ad Enrico Zambruno, si assegna la 74esima edizione della Coppa Italia e la notte di Atalanta contro Juventus. Ci siamo, è tutto pronto fino alla fine, ragazzi. Via, si parte allora, buon divertimento con Atalanta e Juventus, la finale di Coppa Italia 2020-2021. Duván Zapata prova a scappare via De Ligt, Duván Zapata ancora, Duván Zapata, attenzione dentro il pallone, conclusione Buffon! Buffon, grande intervento di Gigi! Atalanta vicina al gol del vantaggio, poi Gosens sbaglia lo stop, grande azione da parte di Duván Zapata, palla dentro per Palomino, clamorosa occasione per l'Atalanta. Attenzione a Zapata, Zapata va all'aggancio, Zapata, Zapata, palla fuori. Ancora grande opportunità per l'Atalanta, prima con Palomino, adesso con Duván Zapata. Danilo si accentra, palla intelligente tra le linee per Ronaldo, Ronaldo salta Tebur, punta la porta, va Cristiano, attenzione, contatto, calcio di punizione. Barriera a distanza di sicurezza, e allora si può calciare, Ronaldo. Fischia adesso, Ronaldo. Con il destro Ronaldo contro la barriera, ancora Ronaldo dentro per Chiellini che non riesce, poi arriva in copertura Romero. Anche Ronaldo dietro la linea della palla, pallone dentro a cercare Pessina. Pessina lo stop, la copertura, Pessina colpo di testa, Freuler, Freuler, Freuler! Palla fuori, il destro di Remo Freuler, uno che ha segnato già 3 gol in carriera contro la Juventus. Zapata di testa, attenzione a cercare Pessina, copertura di Chiellini fallosa, cartellino giallo per Giorgio Chiellini. Tanti uomini in barriera per Gianluigi Buffon. Fischia l'arbitro. Malinowski. Con il mancino Malinowski. Palla lato. Punizione non battuta bene da parte del numero 18 che non trova lo specchio della porta, anzi. Chiellini, la svirgola. Duván Zapata. Zapata ancora. Attende l'arrivo di Gosens. Anche Juan Cuadrado. In chiusura, palla lunga per Ronaldo, colpo di testa, batte e ribatti, attenzione a McKenny su Kulusevski, può distendersi ancora il numero 44, va Dejan, Kulusevski dietro per Ronaldo, attenzione, va Cristiano, Ronaldo, Ronaldo, cade a terra, palla che rimane lì, attenzione, Kulusevski, la Juventus è in vantaggio, Dejan Kulusevski, minuto numero 31, cambia il parziale a Reggio Emilia, Atalanta 0, Juventus 1, il sinistro a giro di Dejan Kulusevski, 1-0 Juve! 1-0 per la formazione bianconera, gran colpo da biliardo di Dejan Kulusevski, fermo Collini, può solamente rimanere a guardare, grandissimo gol in ripartenza della Juve, 1-0. Malinowski, calcio di punizione, la concentrazione di Gianluigi Buffon. Malinowski si avvicina perché gliela va a toccare Remo Freuler, Malinowski. Fuori per Pessina, rimasto come ultimo uomo, si allarga subito su De Ron, in due gli vanno addosso, palla larga su Duván Zapata, contro cross in mezzo su Atebur, colpo di testa Buffon, si allunga, non è finita, Romero, Romero ancora la tiene fuori, il pallone su Malinowski, Malinowski viene strappato il pallone da Adrien Rabiot che cade giù a terra, fallo netto e calcio di punizione per la Juventus, l'ammunizione per Ruslan Malinowski. Subito per Rabiot, trattenuto da Freuler, tutto buono, secondo Massa, Freuler punta la porta, lo scarico largo per Atebur, dietro al rimorchio per Malinowski, Malinowski, il pareggio dell'Atalanta con Ruslan Malinowski, minuto numero 41, cambia il parziale a Reggio Emilia, Atalanta 1, Juventus 1, il pareggio di Malinowski, ancora in gol contro la formazione bianconera, Malinowski dopo la rete in campionato ha trovato anche il pareggio, Juve che non è uscita bene da questa pressione. 45esimo in questo momento, finisce qui il primo tempo, una partita molto bella e molto equilibrata qui a Reggio Emilia, Atalanta 1, Juventus 1, il vantaggio bianconero al 31esimo con Kulusevski, 10 minuti dopo il pareggio dell'Atalanta con Malinowski. Via, si riparte allora, buon divertimento anche con il secondo tempo di Atalanta e Juventus. Malinowski la tocca solo Danilo con il destro, prolunga su McKenny, prova ad arrampicarsi, Chiesa va all'aggancio il numero 22 per via interna verso CR7, Ronaldo buona sponda dall'altra parte su Cuadrado, Cuadrado alza il cross, attenzione dentro il pallone cercare McKenny, palla fuori di pochissimo, grande occasione questa per la Juventus al terzo minuto del secondo tempo con Weston, McKenny, Freuler per Pessina,
Pessina su Zapata, che parte come sempre defilato, ha di fronte Cuadrado, Zapata ancora, il dribbling, Zapata cade giù a terra, fallo, calcio e punizione. Punizione per l'Atalanta con Malinowski, pronto al cross. Fischia l'arbitro, Malinowski, di potenza in mezzo, deviazione, batte rimando, attenzione Romero, gran chiusura sull'argentino. Atalanta vicina al gol, rimasto giù a terra per il brutto intervento da parte di Romero, che è andato a prendere la gamba di Matthijs de Ligt. Rivediamo quanto è successo. Malinowski, la palla dentro con de Ligt che ci mette il piede. Romero gli va a tenere il piede sulla caviglia. Fa malissimo all'olandese Cristian Romero. Qua rivediamo, è andato a schiacciare proprio la caviglia di de Ligt. Per fortuna si rialza Matthijs de Ligt. Rimessa centrale verso Ronaldo. Ronaldo la mette giù in mezzo a tre uomini. Il servizio per Rabiot. A spazio Adrien. Può puntare la porta. Fa Rabiot ancora. Si allarga per Chiesa. Chiesa di fronte a De Boer. Chiesa ancora. Chiesa. Attenzione. Chiesa la mette in mezzo. Deviazione. Collini. Non è finita. Chiesa la rimette. Non c'è nessuno però. Occasionissima per la Juventus con l'intervento di Pierluigi Collini. Bravo Chiesa. Andare a puntare la porta. Tocco di Kulusevski. Collini. Grande intervento. Cuadrado largo verso Kulusevski. Kulusevski se la sposta in avanti. Ancora Dejan, l'uno contro uno con Ederon. Viene saltato. Kulusevski cross in mezzo a cercare Ronaldo. La parata di Collini. Bravo, bravissimo. Ancora una volta Dejan Kulusevski. Chiellini in copertura preventiva. Dentro il pallone a cercare Cristiano. Ronaldo con il tacco. Chiesa, Chiesa, Chiesa! Palo di Chiesa! Palo clamoroso di Federico Chiesa. Azione strepitosa della Juventus. Ronaldo per Chiesa. Palo clamoroso. Juve vicinissima gol del 2-1. Qui brevissimo Chiellini in anticipo, il tacco di Cristiano per Chiesa, stop, destro, palo, incredibile. Incredibile occasione questa per la Juve. Danilo a spazio, dentro il pallone verso Kulusevski, Kulusevski prova a portarsi a spasso la difesa dell'Atalanta, cross in mezzo a cercare Ronaldo, attenzione va Cristiano, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Tiro deviato, tiro sporcato più che altro, la parata di Collini. Bentancur, molto bene su Juan Cuadrado. Cuadrado ha sempre di fronte Gosens, Cuadrado tra le linee per Kulusevski. Kulusevski va a agganciare il pallone, Kulusevski ancora dentro la sfera su McKennie. McKennie se la sposta verso l'esterno, in mezzo c'è Cristiano. McKennie vuole cross, lo trova in mezzo verso Chiesa più che altro, con Chiesa che sbuca alle spalle di Atebur. Chiesa ancora, prova ad ubriacarlo di finte. Va Federico, ancora Chiesa dentro il pallone, Kulusevski, Kulusevski ancora per Chiesa, 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 Chiesa! La Juventus è in vantaggio! Federico Chiesa, 28esimo minuto, nel corso del secondo tempo, torniamo avanti noi, grande giocata, Federico Chiesa, 2-1 per la Juve, Chiesa, giocata strepitosa all'interno dell'area di rigore e Chiesa questa volta non sbaglia, 2-1 per la Juventus, lo straordinario dialogo, Federico Chiesa ha sbagliato una volta che ha preso il palo, non sbaglia la seconda, siamo di nuovo avanti noi. Andiamo a rivedere il grande lavoro di Chiesa per Kulusevski che alza la testa ancora dentro per Federico con il sinistro sul primo palo questa volta. 2-1. Gol meraviglioso della Juventus. C'è un cambio adesso. Fuori l'autore del gol, Federico Chiesa, dentro Paolo Dybala. Canta tutto il popolo bianconero qui al Mapei Stadium. L'ovazione tutti in piedi per Federico Chiesa. E attenzione all'Atalanta con Pasalic. Pasalic largo per Gosens. Gosens nuovamente per il croato. Pasalic vuole appoggiarsi ancora verso qualche compagno di squadra. Va dietro ma sbaglia completamente il passaggio. C'è McKennie sulla traiettoria. Buon dribbling di Weston. Il tocco per Bentancur. Bentancur se la spinge in avanti. Va. Viene fermato Muriel, Muriel per Ilicic, Ilicic attenzione a non farlo calciare, Ilicic, Chiellini poi la chiusura, Muriel, 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 palla altissima, non trova lo specchio della porta, palla in curva per Luis Muriel. Palomino al cross in mezzo a cercare Romero di testa, Chiellini è stoico, poi il recupero di Jim City, Jim City ancora, Jim City cade a terra, l'arbitro concede il vantaggio. Pallone per Ilicic, Ilicic vuole cross, Ilicic la mette in mezzo, attenzione, colpo di testa di Leo Bonucci, calcio d'angolo per l'Atalanta. Grande intervento di Leo, sale anche Collini dalle retrovie. Tutta l'Atalanta dentro a saltare nell'area di rigore di Buffon. Il cross in mezzo, colpo di testa di McKennie.
palla centrale, Palomino. Palomino la ricolloca in avanti, colpo di testa di Bentancur per Juan Cuadrado che non ce la fa più, è sfinito. Cuadrado, possiamo ripartire, manca un minuto, mancano 60 secondi. Cuadrado alza la testa, l'apertura dall'altra parte a cercare Danilo. Danilo è di vicino Cristiano Ronaldo, vicino anche Rabiot. Danilo punta la porta, ancora Dani, la tiene, rientra sul destro, Danilo, la parata di Gollini. Attenzione perché mancano 40 secondi. Gollini la mette giù a terra, esce fuori dall'area di rigore, sembra un libero aggiunto, con il destro batte lungo a cercare Romero, colpo di testa in chiusura, ancora la Juve, batte ribatti, colpo di testa, liberiamo l'area di rigore con Matthijs de Ligt. De Ligt si può allargare verso Juan Cuadrado, se la può tenere Juan, perde il pallone, ancora l'Atalanta, ancora un'ultima opportunità, mancano 20 secondi. Miranchuk largo per Ilicic, dentro il pallone, Chiellini, il capitano, spara via il pallone, rimessa laterale per l'Atalanta, mancano 10 secondi al 94esimo, con le mani Jim City, Miranchuk dietro a cercare Palomino alza il pallone verso Duvan Zapata, c'è l'uscita di Gianluigi Buffon, è un segno del destino che l'ultima palla è nelle braccia del più forte portiere della storia, Gianluigi Buffon, con le mani largo verso Juan Cuadrado, è finita, la Juventus per la 14ª volta nella sua storia ha vinto la Coppa Italia, è l'ennesimo trionfo del club bianconero che mette in bacheca il suo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa, 3 anni dopo l'ultima volta, torniamo ad alzare questa Coppa che mai nessuno nella storia ha vinto così tante volte, merito di Andrea Pirlo e dei ragazzi che dopo una lunga, lunghissima battaglia hanno superato 2-1 una bellissima squadra come l'Atalanta, inizia la festa davanti ai nostri tifosi tornati oggi allo stadio nella speranza di vedere sempre di più nei prossimi mesi, oggi hanno assistito alla vittoria, quella che è stata probabilmente l'ultima gara di Gianluigi Buffon, sicuramente l'ultima finale del portiere più forte della storia del calcio, bisogna festeggiare perché questo è un traguardo sudato e meritato. Genoa, Spal, Inter e adesso Atalanta, le squadre battute in questo percorso, ha vinto la Juve, ha vinto ancora!